Anche Bellante ha votato a favore per il CDA, per la conferma del CDA, insomma, anche per confermare i nomi del Ruzzo nel bilancio. Una situazione che vede dunque solo Teramo e Valle Castellana assenti. Politicamente la leggiamo come anche un rientro, diciamo, di una certa fronda che negli scorsi anni era contraria a questo CDA. Ma in realtà la Fronda non è stata mai contrario ad un CDA, ma semplicemente diciamo, ad un modus operandi, ad una gestione che c'è stata nella Ruzzo Reti fino a qualche tempo fa. Devo dire che noi abbiamo preso atto che c'è stata una larga convergenza sul rinnovo di questo CDA e quindi sostanzialmente abbiamo votato, lo abbiamo fatto convintamente, ma l'abbiamo fatto sulla scorta di due ragioni. L'emendamento alla legge regionale che è stato presentato qualche anno fa, grazie al centro-sinistra e al Partito Democratico, in Consiglio regionale, di fatto ha creato un clima diverso anche da parte, diciamo, nella conduzione del lavoro giornaliero all'interno e quindi del CDA della Ruzzo Reti. E poi abbiamo notato, soprattutto dagli interventi di ERSI, che da parte del Consiglio di amministrazione attuale e futuro c'è stato anche, diciamo, un certo cambio di rotta rispetto alla interlocuzione con ERSI, quindi con l'organismo di controllo, e quindi anche rispetto, diciamo, ad una maggiore condivisione di quello che si stava facendo. Per noi oggi, chiaramente, questo non è una cambiale in bianco. È piuttosto un'apertura di credito che vogliamo dare a questo consiglio di amministrazione, rispetto al quale resteremo chiaramente vigili, ma perché siamo certi che comunque la Ruzzo Reti è un ente, è una società di tutti i comuni, che va gestita in maniera assolutamente condivisa. Su questa condivisione speriamo che si possa riaprire anche un tavolo di trattative politico più importante nei Con prossimi mesi. Teramo, magari, la posizione di D'Alberto non è come la sua, non è cambiata. No, assolutamente, ma io non penso che l'assenza di Gian Guido d'Alberto oggi o del sindaco di Valle Castellana possa essere letta in maniera critica rispetto ad un rinnovo di questo consiglio di amministrazione, perché si è parlato, ripeto, sempre di contenuti e mai di persone. Noi non siamo mai stati contro le persone, ma sempre e semplicemente abbiamo espresso come dire, delle posizioni critiche rispetto a certe situazioni che si sono verificate in passato, ma che siamo certi non si verificheranno in futuro.